Buonasera dal congresso, dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale qui a Roma, all'Hotel Summit, Gianni Colacione. Siamo in compagnia con Luca Biagioni, che è iscritto e diciamo sostenitore nonché anche militante dell'associazione Certi Diritti, associazione radicale, che ha tenuto di recente un congresso a Milano. Quindi chiediamo ovviamente un piccolo resoconto di come gli sia andato questo congresso e quali decisioni importanti siano state prese. Il congresso è andato molto bene, ci sono stati dei begli interventi, erano presenti anche personalità del Partito Radicale, e stesso Marco Pannella è venuto a Milano, c'era il segretario dei Radicali Italiani, Marco Staderini, Mario Staderini, scusate l'apsus. No, ma anch'io lo chiamo spesso Marco quando ho intervisto, non ce ne vorrà male, spero. E penso che sia stato sicuramente un congresso costruttivo e propositivo. Ci si sono state date una serie di impegni per cercare di risolvere i problemi dei diritti civili, e non solo i diritti civili che riguardano le persone omosessuali, ma anche per un certo punto anche altre questioni che riguardassero i diritti civili in generale. Naturalmente certi diritti fa parte della compagine dei vari satelliti del partito, quindi è chiaro che siamo qui anche a partecipare a questo congresso. Anche perché parliamo di diritti, in definitiva diritti umani e diritti civili, che sono, per eccellenza diritti transnazionali. Sicuramente, perché sostanzialmente quello non è solo il problema che è importante e che in tutta Europa si è praticamente risolto delle coppie omosessuali, e che in Italia sembra a un certo punto non avere ancora un risvolto, ma sono importanti anche le varie minoranze, come per esempio le minoranze tibetane in Cina, o i diritti civili e i diritti inviolabili dell'uomo, che valgono per tutto praticamente il pianeta. E ricordiamoci anche che a un certo punto nessuno è secondo, e quindi tutti hanno il diritto di avere una propria serenità economica, una propria serenità affettiva, e non essere obbligati e vincolati. L'Europa sta cercando, che è iniziata negli anni 50, sta cercando adesso, forse si avrà pure una situazione fiscale unitaria, penso che si stia parlando, eccetera, perché gli Stati Uniti devono nascere una volta per tutte gli Stati Uniti d'Europa, e noi dobbiamo essere al passo con tutti gli altri Stati europei. Non possiamo permetterci nessun lusso, anche in questione che riguarda in questo periodo l'euro, per cui a un certo punto ci sono problemi con l'euro, eccetera, però nessuno può permettersi di pensare che si torni indietro, perché tornare indietro significa fallire. Molto spesso anche oggi si parla dei 150 anni dell'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia è vero che è stata fatta per tanti motivi, di ideali, persone che si sono sacrificate, hanno combattuto, eccetera, ma è anche vero che 7 stati non avrebbero assolutamente retto al contraccolpo dei cambiamenti economici in tutta Europa, e quindi è importante ricordare che l'Italia è stata fatta anche per fare in modo che questi stati non fallissero. Ascolta Luca, ovviamente nei congressi di queste associazioni più o meno si è tutti radicali, e si rischia in qualche modo un po' una monotonia tematica, però su un argomento importante, che è quello lì del matrimonio gay, mi sembra che sia toccato proprio a Marco Pannella inserire un elemento di diversità, insomma, rispetto alla monotonia, nel senso all'essere d'accordo tutti quanti in modo unanime, all'unanimità sul fatto del matrimonio. Sai un pochino spiegarci un po' quello che è accaduto? Ma è stato
è stato praticamente, diciamo che mi sembra di aver capito che Pannella avesse detto che praticamente ormai il concetto di matrimonio è finito. Sicuramente questo ha fatto un po' arrabbiare coloro che nel mondo gay sperano che ci sia una volta per tutte. Sono naturalmente è un partito in cui ci hanno opinioni totalmente diverse. Tante volte anch'io mi rifletto soprattutto se il matrimonio è una cosa giusta o ormai è una cosa superata. Io penso che comunque quello che sia importante è che se anche non lo si chiami matrimonio, visto che tanto è un contratto civile, che si arrivi sicuramente a una possibilità di unioni civili anche per le persone dello stesso sesso, perché possono avere, come negli altri paesi, le stesse garanzie anche a livello appunto sia economico, ma anche e qui poi c'è anche tutto un discorso di far passare questi cittadini non più come cittadini di serie B ma cittadini di serie A come tutti gli altri. Una cosa che a un certo punto anche si è parlato è il discorso praticamente anche della prevenzione, perché la prevenzione molto spesso le persone sono non sono così preparate, perché non viene fatta una buona propaganda per prevenire i rapporti che possono essere pericolosi e quindi prendersi le malattie venere. Diciamo che questa qua, diciamo, mia considerazione, volevo sentire un pochino tu che ne pensavi, che un traguardo in materia appunto di unioni civili potrebbe essere quella di una forma in qualche modo codificata di unione che potesse prescindere da quelli che sono i gusti sessuali, nel senso che possono essere delle coppie di fatto, possono essere conviventi in qualsiasi altro termine, ma con diritti uguali. Io parto dal presupposto che non è che le unioni civili devono essere solo per gli omosessuali, le unioni civili possono essere, hanno anche una valenza importante anche per due persone che possono essere due anziani, che siano dello stesso sesso o di diverso sesso, che non arrivano a fine mese, che quindi a un certo punto hanno bisogno di sostenersi l'uno con l'altro, aiutarsi l'uno con l'altro, perché non è solamente un discorso di matrimonio delle persone del stesso sesso o del matrimonio, è il fatto che a un certo punto ci debbano essere delle regole per coloro che non arrivano per esempio a fine mese, non arrivando a fine mese c'è bisogno di una persona di un'altra persona che ti stia vicino e che ti possa a un certo punto sostenere. Perfetto Luca, se non hai altre cose da aggiungerci ti auguriamo buon congresso e ovviamente ti facciamo sapere a questo punto quando appunto avremo pubblicato questa intervista te la faremo avere. Grazie ancora. Grazie.